TG Treviso, ben ritrovati gentili telespettatori. In apertura di telegiornale parliamo dei sindaci trevigiani in trincea trasversalmente contro la manovra di governo. Prenderanno parte allo sciopero indetto dalla CGIL per martedì prossimo. Continua la rivolta dei sindaci della Marca contro la manovra di governo e dopo il corteo di Milano l'assalto a Roma per lo sciopero generale e a Mestre per quello regionale di martedì prossimo 6 settembre. I tagli agli enti locali, l'evasione fiscale, le pensioni, le risorse per le imprese e ancora la deroga al patto di stabilità. Le motivazioni con cui trasversalmente, oggi al direttivo della CGIL Treviso, una decina i primi cittadini trevigiani che hanno dato l'adesione allo sciopero generale della CGIL, cui si è associata anche la FIMCISL Treviso. Martedì a Roma anche il sindaco di Santa Lucia di Piave, di area centrodestra. Tutto quello che è testimonianza a favore dell'amministrare quotidiano, a favore ovviamente dei servizi ai cittadini, non ha una matrice politica, ovviamente, ha una matrice di buon senso. E noi amministratori cogliamo ovviamente questo malessere da parte dei cittadini e francamente è una situazione davvero difficile, oltre che mortificante. Io voglio che i grandi evasori, cioè quelli che commettono reato, vengano finalmente pubblicati. Si sappia chi sono, voglio sapere dall'Agenzia delle Entrate quelli che concordano, trattano come chiudere un accertamento fiscale, quanto pagano, anche per una questione di trasparenza. Ho proposto ancora giovedì all'audizione di Tremonti, il giorno 12 agosto, che per cominciare a pagare tutti devono cominciare a pagare quelli dello scudo fiscale e mi piacerebbe sapere se nell'elenco degli scudati ci sono parlamentari o ministri di questa Repubblica. Io sono proprio veramente avvilita, ma sono avvilita anche per quello che sto vedendo anche in provincia. La fase degli sprechi, una provincia con oltre 600 dipendenti che non serve a nessuno, sarà una provincia che ancora si salva. Io sono perché le province scompaiano, perché le province diventino un ente di secondo livello, con la conferenza dei sindaci, non costano niente. Siamo ancora capaci noi di indignarci per i nostri cittadini, perché il film che stiamo vedendo in questi giorni rasenta davvero l'assurdo. Sentiamo rappresentanti del governo tutti impegnati più alla propria sopravvivenza che al mantenimento degli equilibri dentro il paese. Dunque i sindaci in prima linea contro la manovra economica che schiaccia i comuni. Questo è lo spunto del TG Linea Aperta della settimana, a cui come sempre vi chiediamo di dirci la vostra opinione attraverso i vostri messaggi via sms oppure via email o contattandoci direttamente alla nostra pagina Facebook. Continuiamo a parlare della manifestazione regionale in piazza Ferretto a Mestre che accompagna nel Veneto lo sciopero regionale che la CGIL ha indetto per il 6 settembre, come dicevamo, contro la manovra del governo. Si toccano tutte quelle persone che hanno fatto dell'onestà il loro principio di vita. Non si mette mano invece all'evasione fiscale, a tutta la corruzione che c'è dilagante nella classe politica e nella pubblica amministrazione. Solo facendo questo noi troveremo le risorse per risanare questo paese. Così Paolino Barbiero, CGIL Treviso, annuncia lo sciopero di piazza Ferretto a Mestre che accompagnerà nel Veneto quello generale contro la manovra di governo. Molti pullman organizzati per raggiungere Mestre che partiranno inderogabilmente alle 8 da Treviso, Vittorio Veneto, Conegliano, Pieve di Soligo, Susegana, Oderzo, Montebelluna e Castelfranco. Per Barbiero importante allo sciopero anche la presenza degli imprenditori. Le botte che abbiamo visto queste settimane in borsa e quelle che ci saranno nelle prossime settimane limiteranno al massimo la capacità di credito delle banche e quindi avremo una ripercussione su tutte quelle imprese che avevano superato la crisi e che rischiano invece di dover procedere a cassa integrazione e a licenziamenti. Quindi li chiamate a raccolta gli industriali? Sì, li chiamiamo a raccolta come li chiamiamo i sindaci, perché anche loro dicono che la manovra non va bene. Non si può fare la battaglia ognuno per cambiare il suo pezzo. Questa finanziaria va cambiata nel suo insieme.